Bene, io chiedo scusa del ritardo, ma si è allagata la veranda di casa perché questa alluvione ha combinato il macello. Probabilmente perché l'hai lasciata aperta. No, 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 è che non ci sono più Le le guarnizioni. guarnizioni, quindi non dico che cosa è successo a casa. Ho Hai asciugato tu? asciugato io, perché la donna viene domani. Andiamo avanti, fuori da queste faccezze. Allora, finalmente abbiamo di nuovo il sindaco con noi, quindi potete scatenarvi nel fare le telefonate, le domande che da tanto tempo. Già ci sta una domanda. No, aspetta, fatemi dire una cosa però prima. Però le telefonate sono importanti. Sono importantissime. La Fiera del Levante, c'è stata l'inaugurazione della Fiera del Levante, poi entriamo anche nel merito anche di certi discorsi inaugurali che sono stati fatti. La Fiera del Levante, ho ricevuto diverse telefonate, che ho fatto un programma la scorsa settimana sulla fiera, che ha creato molto dibattito nella città e molte persone hanno chiamato addirittura a casa sul cellulare per dirmi che le cose non vanno bene, non vanno bene perché ci vuole più scatto di imprenditorialità, ci vuole più forza. Poi tra l'altro quest'anno non è venuto neanche il Premier Silvio Berlusconi, il che ha dato una dimensione un po' sottotono, e ci sono stati anche dei discorsi inaugurali. Una tua opinione innanzitutto, ecco, sulla Fiera del Levante, com'è e come dovrebbe essere? Io ovviamente cercherò di essere rapido. È stata abbandonata per 30 anni e il presidente della Cerignola sta tentando di rinnovarla dal punto di vista delle infrastrutture. Chiunque va in fiera si accorgerà che è in costruzione il primo grande nuovo padiglione della fiera, che servirà ovviamente a innescare un processo di ristrutturazione di tutta la struttura espositiva. È lì che sorgerà il primo grande centro congressi della città di Bari, è il primo grande progetto di obiettivo 30.000 posti di lavoro, è il primo progetto che dovrà essere realizzato con i fondi strutturali. Saranno anche presto costruiti dei parcheggi sopraelevati, in modo tale da liberare alcune delle aree attualmente adibite a parcheggio e consentire peraltro l'utilizzo della fiera durante tutto l'anno. È lì che la Regione sta costituendo, e lo inaugurerà tra pochissimi giorni, il primo cineporto della Puglia, cioè una prima grande struttura per il cinema gestito dalla Puglia Film Commission, che servirà ovviamente a consentire a tutti coloro che vogliono misurarsi con la creatività cinematografica di avere un punto di riferimento. Perché porto, cineporto? Cineporto perché accoglie no, perché coloro... questo discorso del porto apre un discorso sul mare che ho visto anche sì, adesso non cambiamo argomento, sono le telefonate, poi non le facciamo più. No, stanno già, adesso chiudo, quindi voglio dire che stiamo combattendo anche alla Fiera del Levante. Nessuna delle grandi partite della città verrà trascurata. Chi è preoccupato in questi giorni ha ragione, ma la riscossa è cominciata. C'è una telefonata, penso. Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, sono Gaetano da Bari, buonasera. Saluto il sindaco. Dottor Emiliano, io volevo porre la sua attenzione a un fatto che mi è accaduto in questi giorni, mi spiego. Io purtroppo ho mio fratello disabile al 100%, con invalidità riconosciuta, purtroppo è nato in questa maniera, con tetraparesi spastica, e idiozia mongoloide e con crisi epilettica, e insomma mi fermo qui perché siamo in pubblico. Ho fatto la domanda per il rinnovo del pass per i disabili. Questa domanda mi è stata bloccata in quanto i servizi amministrativi mi dicono che io non ho un certificato dove attesti la capacità di deambulazione sensibilmente ridotta di mio fratello. Io ho presentato. Mi scusi, sono gli uffici del comune o quelli dell'ASL? No, questi sono del comune di Piazza Chiurlia. Lei lo aveva portato con sé? Sì, io ho portato tutta la documentazione. Va bene. Tra l'altro mio fratello ha anche la legge 104, da dove risulta che mio fratello ha la tetraparesi spastica e non era in una posizione ridotta. Ma perché lei ha difficoltà a procurarsi un certificato? Perché io stamattina proprio sono stato all'ASL di Apigia
E sì, mi hanno detto che comunque sia, se non faccio questo documento, io il pass non lo potrò mai avere. Ma che difficoltà ha lei a procurarsi? No, perché io lo devo prendere mio fratello, lo devo portare all'ASE, devo farlo fra 3 mesi, perché loro perché fanno... Perché fra 3 mesi? È perché loro fanno questa... devono sottoporre a visita mio fratello. E c'è e un loro... turno? Sì, c'è tutto l'iter da seguire. E lei non l'aveva mai fatto? Io non l'ho mai fatto, perché 5 anni fa ho presentato la stessa documentazione che ho presentato a fine luglio, a fine agosto. Ho capito, e infatti quello che è cambiato è che la ASL pretende di fare questa visita. Sensibilità ridotta. Mi dispiace, ma credo che sia... Lei deve sapere che ci sono un sacco di truffatori, purtroppo. Infatti, questo lo so. Che abusando proprio delle persone come suo fratello, togliendogli gli spazi, tentano di avere questi privilegi. Quindi mi rendo conto però che 3 mesi è una lista di attesa troppo lunga. Se lei mi lascia il suo numero qui in televisione, vorrei sollecitare la ASL ad accelerare queste visite, soprattutto nei casi, diciamo, più semplici come il suo. Va bene? La carta d'identità, insomma, si vede com'è mio fratello, insomma. Sì, se lei me lo consente, no, dico, io vorrei chiamare gli uffici dell'ASL, sì, per dirgli che nei casi, diciamo, conclamati come il suo, certo, non occorre far aspettare 3 mesi le persone, si può fare una visita molto più veloce e sommaria. Risolvere... Nei casi, diciamo, dove loro temono delle simulazioni, certo, possono evidentemente anche prendere più tempo, soprattutto allora, per chi lo ha già avuto il permesso. Io, ecco, appunto, io questo l'ho già avuto. Adesso darò questi suggerimenti all'ASL, va bene? Sempre su... Cioè, la burocrazia, sì, sembra fatta di robot, no? Allora, finché c'è un robot, è chiaro che un robot si comporta come un robot. Ma quando c'è un uomo dentro il burocrate, è quasi doveroso da parte di ciascuno di noi, anche forzando la mano, lo dico chiaro, lo dico da magistrato, anche forzando la mano alla legge, di fronte ad una evidenza come questa, non si può dire ad una famiglia, tu per 3 mesi mettiti in fila. Devi trovare il sistema di azzerare questo problema rapidamente, senza dare l'impressione di essere indifferente. Una cosa di questo genere tu l'hai detta anche una volta. Oppure, un altro suggerimento, per ora glielo rinnovi a 3 mesi e dopodiché nel frattempo gli fai la visita, ma no, quello che non gli puoi dire è state a casa. Io ricordo che ti intervistai una volta nel 2003 per il giornale che dirigevo, e dove tu dicesti una cosa molto bella a proposito dei magistrati, quando dicesti non è possibile che un giovane di 25 anni che fa di professione il magistrato, che cammina 10 centimetri sopra la terra, decida delle sorti di chiunque, eccetera, 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 eccetera. C'è bisogno anche di un'interpretazione. Parlavo di me stesso, io degli altri parlo malvolentieri. Quando vinsi il concorso di magistratura a 25 anni... Ma parlavi del mestiere del magistrato? Sì, però parlavo soprattutto di me. Quando vinsi il concorso a 25 anni avevo l'impressione di essere un superuomo. Ci è voluto qualche anno a rendermi conto che più la responsabilità che ti danno è elevata, meno la forza che hai è disponibile per portare a termine quel compito. Nel senso che invecchiando, facendo i capelli bianchi come abbiamo adesso io e te, bisogna capire che il vero cammino degli uomini è quello di comprendere quali sono i propri limiti e che la potenza, la gloria, sì, il insomma, successo di non eccesso, sono di rigidità, solo delle chiacchiere, diciamo, che servono alle personalità più deboli. Le personalità più forti sono quelle che si rendono conto di essere solo degli uomini a mani nude. C'è un'altra telefonata, pronto? Buonasera. Signor Sindaco. Buonasera. Intanto complimenti per la faccenda del Petruzzelli, che finalmente pare... Infatti noi dovevamo parlare. ...sia stata risolta con questo blitz a favore della cittadinanza. Complimenti veramente, perché erano anni. E poi una segnalazione di, diciamo, livello più basso, però approfitto della sua presenza, perché io l'ho fatta ai vigili urbani, alla circoscrizione. In via Dieter di Bari c'è stato un incidente almeno un anno e mezzo fa, e i paletti, diciamo, quelli che separano vicino al mercato il marciapiede dalla strada, sono completamente divelti, e quindi poi sono messi in maniera pericolosa perché sono piegati, spezzati, lì ci passano i bambini, c'è anche una scuola lì vicino. Segnalato, ripeto, vigili urbani di passaggio. Via Dieter di Bari, più o meno all'altezza numero del mercato coperto, c'è l'autosilo.
Va bene. Ecco, giusto questo, anche perché poi in Vico Sant'Antonio vicino c'è un panettone di quelli di cemento completamente diverso, che praticamente ci giocano a pallone, sempre in maniera pericolosa. Va bene, grazie molto. La ringrazio. Grazie.